Maestro, una bella tradizione, tra l'altro il pubblico ha gradito molto e Francavilla davvero ha questa particolarità, è stato ricordato 100 anni tra qualche giorno, possiamo dire 1916-2016, di tradizione bandistica. E veramente Francavilla ha una tradizione, lo dicevamo, perché il merito, se questa tradizione continua, è intanto ai fratelli Pisani, in particolar modo al maestro Pisano, che ha insieme col fratello messo su questa associazione realmente a scopo di piacere, non a scopo di lucro, e quindi portano avanti la tradizione che fondò il papà, che è colui che ha creato e ha dato vita alla musica qui a Francavilla. Tra l'altro conosciamo anche la storia di questa tradizione. Ci sono stati anche momenti tragici, lo sappiamo, l'abbiamo anche evidenziato in più di un'occasione. Maestro, come si fa a tenere uniti tutte queste persone? Tra l'altro vediamo anche un'età trasversale, vi sono dei ragazzi ma anche delle persone con qualche capello bianco. Allora, non è assolutamente facile, perché oggi purtroppo ciò che conta è l'apparire oppure il guadagnare. Questo tipo di tradizione, questa associazione non mette al primo posto il guadagno, ma mette il piacere. Vi garantisco che fanno tanti sacrifici e va dato atto che sono delle persone decisamente al di fuori della norma, perché sono veramente delle persone, gran brave persone. Ecco, mentre si svolgeva il concerto pensavo, è un grande segno di civiltà aspettare il nuovo anno, festeggiare questi momenti, no, a cavallo tra Natale e Capodanno, con un bel concerto di musica. La musica davvero è... ci può essere un mondo senza musica? Assolutamente no, la musica nasce nel momento in cui nasce il mondo. Consideriamo che la musica è l'arte dei suoni, per cui ciò che ci circonda, la natura stessa, è fatta da rumori, i rumori che poi si chiamerà musica concreta. Ci sono stati grandi artisti che hanno realizzato delle opere utilizzando i suoni della natura, per cui questa la bellezza della musica, che essendo un'arte astratta, noi con gli occhi chiusi possiamo ascoltarla ed emozionarci, per cui benvengano queste manifestazioni. Grazie e complimenti, grazie. Presidente, due idee concrete alla fine, non proprio alla fine, verso la fine della esibizione. Francavilla può diventare un po' la capitale della musica, almeno un po' nell'area sud della Basilicata. Francavilla è stata ed è la capitale della musica, perché questa realtà ha una tradizione ormai centenaria, interrotta soltanto oltre 50 anni fa da un funesto avvenimento per la morte del maestro e del proprietario della banda. Da questo un ringraziamento particolare va alla famiglia Pisani, che in questi 100 anni sono stati il cuore e la base di questa esperienza. Quest'area sud ha bisogno di queste iniziative. La nostra speranza, l'idea di un auditorium in zona è stata buttata lì, ma penso che con questa, anche l'amministrazione, che è molto sensibile a queste cose, possa prendere al volo questa occasione per creare un'occasione per i nostri giovani professionisti, perché ce ne sono veramente tanti. Presidente, per concludere, è un grande segno di civiltà aspettare l'anno nuovo, festeggiare questi momenti a cavallo tra Natale e Capodanno con un bel concerto di musica. Sì, da qualche anno a Francavilla portiamo avanti questa tradizione. La speranza è quella di andare sempre avanti, coinvolgendo le nuove generazioni, e questo faccio un appello a chi ne fa di questa attività una professione. Abbiamo bisogno di professionisti, ce ne sono tanti, ce ne sono veramente bravi, e abbiamo bisogno di conservare le nostre tradizioni. Allora, siamo con Antonella Munno, tra l'altro ha dato prova di grande perizia, di grande musicalità, insomma, facendo degli assoli, si dice così, nel corso di questa serata. Ecco, le emozioni di questa iniziativa. È stata una bellissima iniziativa, il fatto di poter suonare con l'aiuto di mio padre ha trasmesso un qualcosa in più. Non ci sono parole in realtà per poterlo descrivere. Ecco, la passione per la musica nasce chiaramente in famiglia probabilmente, però magari si poteva dirigere verso il canto magari o altri strumenti. Perché questo strumento e perché seguire un po' la tradizione bandistica?
perché è una delle più belle tradizioni che si possa avere, soprattutto in Basilicata, in queste regioni del sud. Aiuta molto a formare i ragazzi e soprattutto permette di dare la possibilità di esprimersi. E lo strumento aiuta in quel caso a trasmettere tutto ciò che si ha dentro. Tu ti senti una mosca bianca o ti senti magari ecco, come una musicista, una bandista che magari cerca anche di fare proseliti rispetto alle tue amiche e ai tuoi amici? Mi sento una bandista che vuole spingere comunque gli altri a questo mondo meraviglioso. Ecco, tu non sei di Francavilla? Sono milionichese. Ah, di Miglionico, quindi della provincia di Matera. Ecco, come vedi Francavilla, questa città che ha questa tradizione centenaria legata proprio alle bande musicali? Una bellissima tradizione e andrebbe maggiormente coltivata, come fa lo stesso il maestro. Quindi più si coltiva, meglio è. Perfetto, grazie, grazie.